Pari e patta nell'ottava giornata del campionato Under 19 Elite, girone B tra il Montello di Ceretta e la Romulia di Rubenni. 1-1 il punteggio allo Zonzin con gol di Fortunato per i padroni di casa e pareggio nella ripresa da parte di Corradini. Romulia che parte subito forte e dopo 4 minuti è Castelli a provare il destro, risponde Ceci che devia in corner. Montello velenoso invece, palla in verticale per Fortunato al decimo, il quale non riesce a trovare il colpo vincente. Il gol arriva però al quarto d'ora, palla sulla sinistra, cross ben arpionato e il tap-in di Fortunato vale l'1-0 per i padroni di casa. La Romulia risponde dalla distanza, spera che termina alta sopra la traversa. Poi alla mezz'ora ancora Montello in una lunga azione offensiva, Canini va via sulla destra, cross per Fortunato ed è bravo Mancini a deviare in calcio d'angolo. Nella ripresa il match cambia volto, gli Amarantoro entrano in campo decisamente pericolosi, prima opportunità per Mascia che a tu per tu con Ceci in 2 contro 1 calcia sul portiere fallendo una grossa occasione, poi al sedicesimo ancora lo stesso, imbeccato da Castelli. Ha di nuovo il numero 8, calcia su Ceci che respinge. La terza opportunità ancora per Mascia, arriva qualche minuto più tardi, batti e ribatti a centrocampo con la Romulia che riesce ad avere la meglio, sfera per il numero 8 che allarga per Castelli, il quale prova a sfoderare l'assist ancora per lo stesso Mascia che calcia di nuovo su Ceci. Montello che trova un'occasione importante al 23esimo minuto, palla in ripartenza, Fortunato chiama in causa Mancini che a mano aperta sventa la minaccia. Romulia che spinge alla mezz'ora, al 33esimo arriva il pareggio, da rimessa laterale, sfera che viene allungata in area, perfetto, Corradini spaccata, batte in rete, 1-1 e gran gol. Il finale vede invece le ultime due occasioni, prima la Romulia in un lungo assedio in area di rigore sventato dal Montello piuttosto in affanno nelle ultime battute del match. Poi da punizione dalla distanza, colpo di testa che termina però largo. Infine sull'ultimo calcio d'angolo battuto però dal Montello, il match termina praticamente qui.